Allora, onorevole Scari, 57 giorni, che cosa si intende e cos'è questo lasso di tempo? Cos'è la Casa di Paolo? Sì, oggi alla Camera dei Deputati per me è stato un vero onore presentare il libro di Roberta Gatani, la nipote di Paolo Borsellino, che ovviamente ha messo oggi in evidenza l'importanza di questi 57 giorni che vanno dalla strage di Capaci alla strage di Via D'Amelio, che hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo, gli uomini della scorta e il 19 luglio. Purtroppo il giudice Paolo Borsellino, gli uomini della scorta. È importantissimo ancora oggi pretendere verità e giustizia perché siamo arrivati solo agli esecutori ma non alle menti raffinatissime. Quindi è importante nei luoghi istituzionali dare voce a chi ha toccato con mano il dolore della perdita di un uomo di Stato e soprattutto la speranza, come parlava Roberta, la speranza di vedere tanti giovani, tante ragazze, tanti ragazzi come nella casa di Paolo, che è il luogo in cui abitava Paolo Borsellino. Ed è diventato un punto di riferimento nel suo quartiere La Calza a Palermo. È un luogo di istruzione, di speranza, di ottimismo, di vita, in cui in un quartiere difficile si dà appunto la possibilità di un'alternativa alla mafia. Questa è veramente la vittoria all'interno delle istituzioni. È stato per me un vero privilegio oggi parlarne.